compagnia, compagnia dei minatori. Contadini, non voglio sposar, porrette e patate metto a mangiare, e invece i minatori mangia i bef come il signore. I minatori mangia i bef come il signor. Seigena, bellissimo Seigena, cioè Seigena, che poi riporta a un detto popolare: i hold dei poor e i coyote dei cai prinche he. Niente, non mi piace ancora. Ah, ecco. Allora, adesso cambiamo di nuovo situazione, ci spostiamo nell'ambito familiare, nell'ambito familiare e proprio nella vita quotidiana, quindi faremo una serie di canzoni che parlano del matrimonio. Clara, certo che voi siete fortunati, le vedete, ma noi non... Parlano del matrimonio, parlano delle ragazze, cioè tutte queste cose, della dote e tutte queste faccende. E la prima canzone che facciamo è Giunta Letta Giunta Chino, che io ho sentito cantare dalle signore dei Gregoli e da loro, purtroppo voi dovete sentirla da me, che c'è una bella differenza, anche perché è una canzone che la prima volta che l'ho sentito, vi giuro, sono rimasto. Praticamente questa canzone dice: uno l'ha letto, uno l'ha culla, è finita la libertà, questa è la fortuna delle ragazze di maritarsi. E gli dice di non maritarsi, dice alle ragazze di non maritarsi. E se pensate il tempo in cui veniva cantata, era una cosa veramente strana, ecco. Bravo, proto femminista, bel termine. Ecco, e segue poi una canzone, Quasche che ne, che mi fai conti addosso, che invece è diciamo praticamente il maschio che dice non sposatevi, perché poi tutti quelli che si sono sposati hanno avuto un sacco di problemi, e sentirete tutta la sequenza. Dopo questa c'è una canzone sulle belle siete e le petece, e praticamente il contrasto tra la gioventù e la vecchiaia, dove le belle siete fanno tutta una serie di cose e le petece ne fanno tutta una serie di altre. Segue poi una canzone di matrimonio, Cara mamma la sposa le che, e qui io non dico una parolaccia, vi avviso prima, ma è la traduzione dialettale del verbo fategli, che suona in una certa maniera, che però non è una parolaccia, sempre per la questione dei doppi sensi, qua era molto più chiaro. Noi abbiamo provato a suonarla fuori da chiesa qualche volta, ma non ci guardavano molto bene gli sposi, anche per mio figlio, tra l'altro. Dopo questa canzone, quindi, fidanzamento, ci sposano e vissero felici e contenti, contanti, e il titolo della canzone è Quando mio padre batteva mia madre, per dire com'era com'era la vita familiare e la vita quotidiana. Di tutte queste canzoni, al di là delle situazioni che sono vere, è molto anche importante capire la povertà di questa vita contadina. Se voi guardate le cose che danno di dote, il polaster, il basgiot, oppure quello che mangiano, patate, castagne, polenta, e questo ci dà la dimensione della povertà in cui vivevano allora. E quindi, sempre per dire che i poveri erano pittoreschi, non è vero, i poveri avevano quel famoso bastoncino che gli dava sempre fastidio, ricordiamocelo sempre. Adesso tutto sommato stiamo meglio, noi siamo la prima generazione che non ha fatto la guerra, io penso di essere al mio paese la prima generazione di figli operai che ha potuto studiare, quindi qualcosa si è migliorato. E
E tra l'altro in dialetto cibo non c'è, c'è l'altro, el maya, cioè non c'è cibo. Questo per dire che quanto era importante. Vabbè, niente, cominciamo. Facciamola breve. Ecco. Non criticatemi, so che non la canto bene come le vostre donne, però ci provo. Io ci provo. Giun del lette, giun de cunol, è finita la libertà. Questo che è la fortuna delle siete de marida. Il marito all'osteria, sempre a bere e a mangiare. E la moglie coi piccini, sempre a casa a sospirar. Sti attente ragazzine, de mia fada ste pensier. Che le siete maridate lega sul de dispiacer. Giun del lette, giun de cuno, l'è finita la libertà. Questo che l'è la fortuna delle siete de marida. Le
le siete le manda il sacco e sacchetta, le manda il gonfio. Lui c'è sempre lui di solito. Adesso mi sono sgonfiato un po'. Te che ne detto un po'? Però è che ti stai gonfiando te. Siete all'osterio e le potete a far la spia, larga i becci, o poi vece le belle siete coi besce, e le belle siete le ciappa i baci, e le potete le ciappa i sassi, larga i becci, o poi vece le belle siete coi besce, e le belle siete a ricamare, e le potete a tacognare, larga i becci, o poi vece le belle siete coi besce, e le belle siete un campurello, e le potete alla sirello, larga i becci. Siete coi
Allora, a proposito di poveri pittoreschi, non so se avete visto, ciao, se avete visto le foto, alcune mi sembrano foto avete presente le foto degli indiani d'America nelle riserve? Alcune sono così, però è vero anche per cui questi fotografi probabilmente andavano a fotografare i selvaggi di bovene o di coglio, però è vero anche che se non ci fossero state queste non avremmo nessun tipo di documento di questo tipo di passato. E adesso ci avviamo alla fine, faremo l'ultima, si chiama, è una mazurka, la Pollaiola. Io non so se è il titolo, però io quando la sento mi immagino proprio una gallina che va in giro. Poi vedrete anche voi se non è così. Le foto di tutti i suonatori, eccetera, sono riportate soprattutto nel libro che verrà presentato lunedì da Franco Ghizzini. Se volete chiedere qualcosa e sentire anche qualche brano dei vari suonatori, io vi invito caldamente a venire sia lunedì prossimo che il 3 aprile. Abbiamo qua Michela, abbiamo già detto anche prima, dove verrà presentato, lunedì prossimo verrà presentato il libro di Franco, che è un libro secondo me stupendo da vedere perché fa tutta l'evoluzione delle bande musicali, dei musicisti, dalla fine dell'Ottocento fino al 1950, e li inserisce in tutto il contesto sociale, e ci sono un sacco di foto belle, sarà sicuramente una bella serata. Vi invito a venire veramente, e vi invito anche a venire il 3 di aprile, il 3 di aprile, perché verrà proiettato un filmato di Paolo su dei cantori di Brione, e ci sarà anche lì una discussione. Speriamo che Paolo possa venire perché sua moglie sta aspettando il secondo bambino e quindi non sappiamo. In ogni caso sarà sostituito degnamente Michela, che è la curatrice del Museo Vergo. Dov'è? Bisogna dirle giuste, che è a Montichiari. Niente, adesso facciamo questa canzone, la Pollaiola, e vi salutiamo. Grazie. Avete detto bis? Sì, ah.
Insistete, insistete, insistete. Sarà la piadina tornata. Ma proviamo, ce lo giuro. E la fisa quella? Non so come farmi a portarla. No, è la porta me. È la porta me. Lui la suona! Lui la suona! È la porta me. A puttani. Ah, te l'ha detto il medico di suonare in bianco? Sol, carino. Sol, sol, sol. Sol, ma lei non ha via sol. Ma lo fai spesso. Quale è anche il coreano? Non lo so, va bene. Dai, va. Può anche ballare.